Amiche mie, buona giornata a tutti. Benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepariamo per la festività di Ogni Santi dei lingotti di cioccolato. Naturalmente è il classico torrone che troviamo in tutte le pasticcerie, soprattutto della Campania, per quanto riguarda la festività di Ogni Santi e dei morti. E ho pensato di farlo in due versioni, sia al cioccolato bianco con e mandorle, e l'altro lo preparerò al gianduia, crema gianduia. Lo farò in porzioni piccole, ecco perché li ho chiamati lingotti. E adesso iniziamo la preparazione e vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per avere tutte le notifiche. E adesso cominciamo dagli ingredienti. Gli ingredienti per il lingotto al cioccolato bianco e mandorle sono 120 g di cioccolato fondente, 100 g di crema spalmabile bianca, 130 g di cioccolato bianco, 40 g di mandorle. Per il lingotto al gianduia abbiamo bisogno di 120 g di cioccolato fondente, 150 g di crema di gianduia e 120 g di cioccolato bianco. Per questa preparazione userò dei stampini in alluminio usa e getta, come vedete, che trovate tranquillamente al supermercato. La preparazione di questi lingotti è semplicissima. Basta sciogliere a bagnomaria, diciamo, il cioccolato e riempire i nostri stampini e metterli in frigo. Quindi è molto semplice e anche molto veloce. Iniziamo dunque a sciogliere il cioccolato fondente per rivestire i nostri stampini. Ho messo sul fuoco un pentolino con dell'acqua con sopra coperta di una ciotola in acciaio. Introduco all'interno il cioccolato fondente e aspetto che si sciolga. Ok, il cioccolato è sciolto e adesso andiamo a preparare gli stampi. Con l'uso di un pennello rivesto lo stampino. Il cioccolato deve essere morbido, farò un primo strato, lo metterò in frigo circa 10 minuti, dopodiché rifaccio di nuovo il secondo strato, rifaccio la stessa cosa praticamente, che poi vi farò vedere. Rivestiamo per bene, quindi facciamo scivolare il cioccolato e andiamo a rivestire tutta la parte interna. Fatto il primo strato, come vedete, lo metto in frigo. Il cioccolato si è indurito e adesso rifacciamo il secondo strato. Quindi continuiamo a prendere il cioccolato e spalmiamo. Facciamo la stessa cosa anche con l'altro, naturalmente.
e adesso li facciamo di nuovo raffreddare in frigo. Intanto che il secondo strato si solidifica, andiamo a sciogliere il cioccolato bianco, come abbiamo fatto con il cioccolato fondente. Ok, il cioccolato è sciolto. E adesso nel cioccolato bianco che abbiamo sciolto unisco la crema di cioccolato bianca e le mandorle che sono state precedentemente tostate e tritate grossolanamente. Quindi uniamo prima il cioccolato bianco, mescoliamo un pochino e aggiungiamo le mandorle. Continuiamo a mescolare e uniformiamo il tutto. Ecco qua. E adesso non ci resta che riempire i nostri stampini. Ed ora rimettiamo nel frigo o nel congelatore i nostri lingotti. E adesso passiamo alla preparazione dei lingotti alla gianduia. Semplicissima, la stessa cosa di come avete visto prima, quindi gli stessi passaggi. Andiamo a foderare gli stampini con il cioccolato fondente, mi raccomando. Mettetelo in frigorifero e fate il doppio passaggio, quindi due volte deve essere spalmato. Dopodiché scioglierò il cioccolato bianco e unirò la crema alla gianduia. Praticamente lo stesso identico passaggio che ho fatto prima e che poi vi farò comunque vedere. Iniziamo! I lingottini si sono solidificati, io ho accelerato un po' i tempi, li ho messi un po' in congelatore. E quindi niente, adesso voglio dire che il cioccolato che vi è avanzato, perché avanzerà di sicuro il fondente, questo cioccolato che è avanzato lo andiamo a distribuire sul fondo del lingotto, quindi ne metterò un po' per parte e andrò a chiudere la parte sottostante del lingotto. Come vedete, i nostri lingottini si sono solidificati e si è solidificato anche il bordo, come vedete qua. Adesso questo bordo dovrebbe essere eliminato, ma noi non lo eliminiamo, quindi che faccio? Rifilo tutto il bordo della serie, non si butta mai via niente, ok? Andiamo a fare così. Ecco, vedete? Bello, eh? Stacchiamo piano piano, vedete come si stacca tranquillamente. E questo qui è tutto cioccolato buono, eh? Non bisogna buttare niente. Ecco qua. Questo fa sì che poi avremo una forma regolare del lingotto. E non facciamo altro che prendere i pezzettini di cioccolato e svuotarli nel cioccolato che abbiamo fuso in precedenza. Vedete? Così, tranquillamente. E quindi facciamo fondere anche quest'altro po' di cioccolato. Ed ecco qui, abbiamo recuperato il cioccolato
avanzato. E adesso con questo cioccolato andiamo a rivestire il fondo. Metteremo un cucchiaio per parte. Qualche altro minuto in frigorifero e i nostri lingotti sono pronti. I nostri lingottini si sono rassodati e adesso li andiamo a sformare e poi dopo li gustiamo. Quindi è facilissimo da sformare, si possono tranquillamente anche con delle forbici magari tagliare l'alluminio che è intorno, così evitiamo di romperli. Ed ecco qua, vedete? E i nostri lingotti al cioccolato sono pronti per essere gustati. Amici carissimi, vi aspetto alla prossima ricetta. Un like al video, iscrivetevi al canale e se vi piace commentate. E mi raccomando, attivate la campanella per avere tutte le notifiche. Come dico sempre, vi do un arrivederci, un grazie e un abbraccio a tutti da Zia Franca. Con un pennello andiamo. Con un pennello vado andiamo e va. Vado, ma dove andiamo? Zia Franca, sebbene quella con l'uso aspetta. Calma. Vado. Con l'uso di un pennello andiamo a rivestire. Rivestiamo. Rivesto. Rivesto.